Buonasera, un caro saluto a tutti. Eccoci qui per pillole di grafologia. L'argomento che stiamo per trattare è la pressione. La pressione è la forza che noi esercitiamo con la penna sul foglio quando scriviamo. Naturalmente ci sono diversi tipi di pressione che si chiamano specie. La pressione può essere appoggiata, leggera, in rilievo, pastosa, nutrita e altro. Stasera vedremo la differenza tra la pressione appoggiata e la pressione leggera. La pressione appoggiata denota energia, infatti la pressione è proprio la nostra carica, la nostra forza, mentre il tratto, perché parlo del tratto? Perché tratto e pressione sono strettamente legati l'una all'altro. Il tratto è il nostro DNA. Attraverso il tratto, infatti, noi siamo riconoscibilissimi. Allora, adesso vi mostro delle immagini, degli esempi che ho fatto io, così potete avere davanti una differenza visiva. Per poter comprendere meglio l'argomento di cui sto parlando. Allora, ho scritto quattro frasi, non è importante in grafologia ciò che si scrive, ma naturalmente come si scrive. Vedete la prima frase e l'ultima frase anche. Nello scritto sono diverse, però hanno una similitudine che consiste nella sola pressione. La prima frase ha una pressione appoggiata, mentre la quarta frase ha una pressione appoggiata, ma in una scrittura con gli appoggi arrotondati. La prima frase, gli appoggi ce li ha angolosi. Questa differenza sta nella forma, perciò la prima frase sarà scritta con pressione appoggiata e forma angolosa, mentre l'ultima frase è scritta con pressione appoggiata, ma forma non angolosa, arrotondata. Vedete? Ok, la differenza di un individuo che scrive con la pressione appoggiata ma con la forma angolosa e un individuo che scrive con una pressione appoggiata ma una forma più arrotondata nell'appoggio sul rigo consiste nel fatto di una grande diversità di carattere, in quanto nella prima frase si denota un carattere ostinato, un carattere che non è aperto all'ascolto degli altri, e questo lo vediamo dagli angoli, mentre nell'ultima frase si denota un carattere tenace, caparbio, si denota una personalità che può e vuole raggiungere i suoi obiettivi, ma è anche disposta all'ascolto degli altri. Nel caso dell'angolo, invece, abbiamo una marcata ostinazione. Naturalmente, quando andiamo ad analizzare una scrittura, dobbiamo prendere l'insieme della scrittura per fare un'analisi approfondita. Quindi, nella pressione appoggiata non valuteremo, come sto spiegando, soltanto il tipo di pressione, ma anche la forma e l'impostazione spaziale. Una pressione di questo genere, con questa forma e con questi spazi, non vediamo neanche il dinamismo in questo scritto. Quindi, torno a ripetere, il carattere è un carattere ostinato.
non ascolta gli altri, tende a fare ciò che decide di fare. Vanno avanti come dei bulldozer queste persone. Nell'ultima frase invece c'è un accenno di movimento in più e le forme non sono nette, rigide, come la prima frase. Quindi in questo caso non c'è ostinazione, ma c'è più ascolto, c'è più un andare verso gli altri, anche se pure in questo caso la persona è ben diretta a raggiungere i suoi obiettivi. Esiste poi una via di mezzo che è la pressione mediamente appoggiata. Avendo fatto un minimo di quadro generale per quanto riguarda la pressione appoggiata, la pressione mediamente appoggiata capiamo subito che sarà la caratteristica di una persona comunque meno rigida, più aperta all'ascolto, che va in maniera più spontanea verso gli altri. La terza frase consiste in una pressione leggera. Ciò non vuol dire che chi ha una pressione leggera abbia un carattere debole, ma indubbiamente è una persona più sensibile e basa la propria esistenza più che al raggiungimento dei suoi obiettivi all'ascolto degli altri. Ok, adesso volevo darvi una curiosità per quanto riguarda i temperamenti ippocratici e il periodo di lockdown che abbiamo appena vissuto. I temperamenti ippocratici sono stati definiti da Ippocrate. Sono quattro: linfatico, sanguigno, nervoso e bilioso. Il bilioso è uno dei temperamenti che ha la pressione appoggiata e che va dritto verso lo scopo. Quindi a questo tipo di persone certamente il lockdown non lascerà nessuno strascico. Mentre nel sanguigno, spero che si possa vedere bene l'immagine che vi mostro, c'è un certo rammarico per questo periodo di lockdown, perché il sanguigno ha la caratteristica di essere egocentrico e lo vediamo dalle forme ampie della scrittura, dalle forme arzigogolate. Il sanguigno è un egocentrico per eccellenza e quindi nel periodo di lockdown indubbiamente avrà molto sofferto, perché abituato ad avere sempre una platea che lo ascolta, stando chiuso in casa non è potuto essere ascoltato da nessuno. Altra caratteristica per quanto riguarda i temperamenti ippocratici è quella del linfatico. Vedete, la scrittura dell'infatico è una scrittura più rilasciata, disordinata. Questo è un temperamento invece che da solo sta benissimo. Possiamo vedere anche la differenza di pressione. Magari da queste fotocopie non si vedrà molto bene, però la pressione del sanguigno è più appoggiata. La pressione dell'infatico è meno appoggiata. Ok? Spero che queste pillole di grafologia abbiano potuto entusiasmarvi. Certo, in presenza è tutta un'altra cosa, però in questo momento dobbiamo adattarci ancora. Vediamo presto di rivederci. Un abbraccio a tutti e buona serata.